Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi è il 6 di dicembre e quindi andiamo a goderci il sesto video del nostro calendario dell'avvento computazionale. Spostiamoci. Eccoci qua. Oggi andiamo a parlare del Turbo Mode. Cos'è il Turbo Mode? È quella particolarità, modalità di avvio turbo per i progetti Scratch. A volte serve, a volte non serve. Vediamo un pochino. Modifica, modalità turbo. Si può avviare cliccando questo pulsante. La modalità turbo andrà ad annullare l'effetto single frame. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, vi lascio il video in evidenza. E quindi in alcuni casi particolari sarà necessaria o comunque utile per l'utilizzo di un gioco o un progetto. Quello che andremo a vedere oggi è come fare a capire se l'utente sta utilizzando il gioco in modalità turbo o no, in modo da potergli eventualmente suggerire di attivarla per un corretto funzionamento. Ora, per chi non lo sapesse, la modalità turbo, oltre ad attivarla utilizzando il menu modifica, si può attivare cliccando la bandierina verde in contemporanea col tasto maiuscolo. Se io clicco maiuscolo e bandierina verde, vedete, modalità turbo. Se riclicco la bandierina verde sempre con il tasto maiuscolo attivo, disabilito la modalità turbo. Ok, questo è un particolare. Vediamo ora come scrivere un controllo per rilevare se la modalità turbo è attiva. Come sempre non mi invento niente, questa funzionalità è descritta nel wiki di Scratch. Detecting Turbo Mode, ci sono vari modi per controllare. Noi diciamo utilizzeremo il primo, poi insomma ognuno fa le proprie modifiche. Torniamo all'editor. Situazioni, quando si clicca sulla bandierina verde mettiamo un ciclo, ripeti 10 volte e facciamo cambiare, anche se non abbiamo caricato costumi diversi, per esempio lo sfondo 10 volte. Passa 10 volte allo sfondo backdrop 1. Ok, qual è la particolarità? La particolarità è che, sempre per il sistema del single frame, se il programma viene avviato senza la modalità turbo, per fare 10 cicli bisognerà compiere appunto 10 azioni che implicheranno una quantità di tempo. Se invece viene attivata la modalità turbo, 10 cicli del genere verranno fatti quasi in tempo reale, cioè senza nessun lasso di tempo, non bisognerà contare 10 cicli, verranno fatti subito, perché appunto non verrà fatto il refresh dello schermo per 10 volte. Quindi fare 10 volte un'azione si tratta di frazioni di secondo, se non c'è l'implicazione del refresh dello schermo. Quindi sfrutteremo questo sistema per capire se è attiva o no la modalità turbo, utilizzando tre sensori, il cronometro. Quindi azzeriamo il cronometro prima di fare i 10 cicli e poi andiamo a controllare che valore ha il nostro cronometro. Quindi controllo se allora... Se che cosa? Ora, stando a quanto viene descritto nella documentazione ufficiale, con la modalità turbo attiva per fare 10 cicli ci vuole meno di 0,1 secondi. Quindi basta calcolare se il tempo impiegato da quando ha azzerato il cronometro è di più di 0,1 secondi, vuol dire che il turbo mode non è attivo. E quindi operatori, mettiamo maggiore, se cronometro è maggiore di 0,1 secondi, allora significa che il turbo mode non è attivo. Quindi adesso mettiamo un fumetto giusto per capirci. Per favore, attiva la modalità turbo. Poi possiamo tranquillamente o bloccare tutto oppure mandare qui un messaggio per far partire il gioco. Siccome qui blocchiamo tutto, qui possiamo mettere un contromessaggio, quindi dire per 2 secondi la modalità turbo è attiva. Chiaramente questo è un esempio per verificare. Se voi qui non bloccate, il gattino dirà entrambe le frasi, perché dirà prima questa se per caso non è attiva, poi uscendo da questo controllo questa la dirà per forza. Nel caso specifico, se entra dentro questo controllo, io ho scritto di fermare tutto, quindi non arriverà a dire questo, ma se non mettete questo blocco, questo lo dirà sempre e comunque. Attenzione a questi dettagli. Quindi andiamo a verificare la modalità. Quindi bandierina verde, per favore attiva la modalità turbo, perché non l'ho attivata. Maiuscolo bandierina verde, modalità turbo attiva,
Ecco, la modalità turbo è attiva. Di nuovo, la modalità turbo è attiva. La disabilito, bandierina verde. Per favore, attiva la modalità turbo. La riattivo, bandierina verde. La modalità turbo è attiva. Perfetto, ci blocchiamo qui. Come sempre, se avete domande, scrivetemi nei commenti, altrimenti contattatemi nella pagina Facebook. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Noi ci vediamo domani per un nuovo regalo del calendario dell'avvento. Un saluto a tutti!